Allora, un carissimo saluto da Terza Università. Oggi affrontiamo la mostra di Petrezzano, come ben sapete purtroppo è chiusa, chissà quando potremo rivederla, un po' in modo particolare, tre dipinti. Io avrei scelto tre dipinti che sono esposti in mostra, che mi sono piaciuti molto, li vedete qui raccolti. Tre dipinti che sono due in una collezione privata, quindi li vedremo molto di rado, perché sono appunto in collezione privata. Uno invece è al Castello Sforzesco. Questi tre dipinti, non solo li ho scelti perché mi sono piaciuti, mi sembrano particolarmente belli, mi fa molto piacere presentarveli, anche per vari motivi. Prima di tutto, la mostra di Petrezzano l'abbiamo già spiegata, Terza Università ha già spiegato la mostra per introdurre ai temi della mostra. Lo rifaremo quando avremo la possibilità di ritornare alla mostra e sarà molto bello anche andarci, magari dovremo andarci soli e allora sarà bello andare preparati. L'altro motivo per il quale ho scelto i tre dipinti è che ci aiutano un pochino. Nel piccolo, qui abbiamo poco tempo per spiegare la mostra, ci aiutano nel piccolo a cogliere il senso della mostra, il significato della mostra, questo in così bello di questo titolo, in Petrezzano. E poi c'è anche un altro motivo, molto contingente, mi sembra che i tre dipinti possano darci dei bei messaggi, dei bei messaggi che spero di riuscire a spiegarvi. Allora, qui vedete l'autoritratto, è proprio l'autoritratto che apre la mostra. Fate conto che è stato ritrovato solo nel 1999. Petrezzano, in questo autoritratto, si rappresenta come, e vedete che lo scrive sotto, quasi una miniatura, un piccolo autoritratto, si rappresenta e si proclama alunno di Tiziano e mette la data, l'ha fatto nel 1589, tenete conto che 10 anni dopo la sua vita finirà. È interessante pensare a questo ritrovamento solo nel 1999 perché segna un po' il ritorno alla mente e agli studi di Petrezzano. Questo è uno dei valori, l'abbiamo già detto, lo diremo nei significati della mostra. Ha un significato sofisticatissimo, scientifico proprio, di recupero di un pezzo della storia culturale e pittorica del Novecento lombardo, proprio con il recupero di questo personaggio, di questo autore completamente dimenticato, ritrovato alla memoria, soprattutto alla sensibilità di Longhi nel 1917, quando, guardando i dipinti della Certosa di Garignano, comincerà a subodorare prodromi caravaggeschi e a prestare attenzione a questi dipinti. 11 anni dopo, 1928, ci sarà un fatto clamoroso perché Pesner, e lo vedete qui, è una delle cose che mi commuove di più esposte in mostra, trova all'Archivio di Stato di Milano il 6 aprile del 1584, siamo però nel 1928, questo studioso, giovane studioso Pesner, trova nell'Archivio di Stato il contratto di apprendistato e qui vedete proprio anche il nome, Michelangelo Merisi, e è segnato qui, Michelangelo Merisi e Simone Petrezzano. Il ragazzo ha 13 anni, è molto strano che sia lui il protagonista. Aveva perso in una peste tremenda 7 anni prima tutti gli ascendenti, il papà, uno zio paterno, il nonno, e quindi la mamma non risulta artori, luce artori in questo contratto. Lui stesso protagonista e artefice di questo contratto, che lo vede apprendista per 4 anni, non sono chiare le spese dei vestiti, non è chiaro cosa succederà dopo i 4 anni, perché dopo 4 anni lui sarà ancora minorenne. Ecco, ma questo contratto che è stato trovato comincia a nel clima di grande fervore, di recupero dell'origine dell'arte di Caravaggio, diventa interessantissimo trovare questo documento che incentiverà veramente gli studi di Petrezzano sulla scia però dell'interesse per Caravaggio. Caravaggio viene recuperato in tutto il Novecento, ci sarà un momento importantissimo, clamoroso della mostra, che Longhi farà nel 1951 a Palazzo Reale, e che
implementa tutto questo, incentiva gli studi intorno al nostro Simone de Terzano. E allora io vi faccio vedere subito, ecco, dopo questi due slide, l'autoritratto che apre la mostra e questo suggestivo documento che la chiude, perché sono proprio la prima e l'ultima sala, vi mostro il primo quadro che mi ha molto colpito, che è questa Resurrezione di Tiziano, che Tiziano dipinge nel 1544 per Urbino. A dire la verità, questo è uno stendardo, qui vedete quello che resta di Urbino, ci hanno prestato solo, è in mostra solo la parte che vedete di sinistra, ma in origine era uno stendardo processionale, lo dipinge nel 1544 per una potentissima confraternita dell'Eucaristia del Santissimo Sacramento. Sul retro dello stendardo c'è questa ultima cena. Lo stendardo, proprio pochi anni dopo la messa in opera, viene separato, cioè il dietro viene diviso dal davanti, viene aggiunta anche questa cornice, perché si capisce che è un'opera di grandissimo significato, di grandissima suggestione. È un momento nel quale Tiziano è un pochino al culmine già del suo successo straordinario, massimo, diciamo, meteora dell'arte europea, direi addirittura. In questo momento, vi dicevo, Tiziano è influenzato dalla presenza in laguna di Vasari e di Salviati, cioè comincia ad avere degli accenni di manierismo, li vedete per esempio un po' negli avvitamenti dei drappi, del perizoma, della bandiera, però resta straordinaria il colorismo e soprattutto la tempra luministica che investe le figure, investe lo sfondo, investe questo brano di paesaggio, la lapide ribaltata. Cosa c'è di interessante in questa opera? Che, oltre a quello che ho già fatto vedere essere stendardo, vedrete che, volevo prima insistere un po' ancora su questo dipinto, vedete che c'è uno stemma con un'aquila asburgica, è uno stemma messo nel soldato addormentato, quasi messo, il soldato quasi dorme appoggiato allo stendardo, scusate, allo scudo, e vedete che sono degli stemmi importanti, il committente è probabilmente Ludovico Santucci, che diventerà nunzio apostolico in Germania, quindi amico del Duca di Mantova, amico del Papa, amico degli Asburgo, vuole citare nel questo scudo con l'aquila imperiale appunto la vicinanza con gli Asburgo. È un'opera molto di mano di Tiziano, perché ci sono molti pentimenti, gli studi recenti, i restauri recenti hanno trovato molti pentimenti. Voi sapete che quando ci sono pentimenti vuol dire che l'opera è il prototipo. Volevo solo dirvi due cose. Ci sono due soldati che sono ancora addormentati. Arrivo al messaggio che mi piace di più di questo dipinto, che lo vedo proprio legato un pochino ai nostri tempi. Due soldati sono ancora addormentati. Uno si ripara gli occhi perché è abbagliato dalla luce, spaventato, quello che si appoggia allo scudo con l'aquila. Meraviglioso la figura del soldato di destra, che guarda in alto. Io spero che andiate a vedere in mostra questo dipinto, perché il volto di questo soldato sembra che questo soldato abbia capito tutto. È un volto di grande speranza, è proprio inondato dalla luce, le tenebre sfumano dal suo volto, e mi piaceva molto l'idea di questo soldato che ha colto un grande messaggio di speranza, ha colto la novità, la straordinarietà del fatto che sta vedendo. Quindi questo mi sembra, questo volto che Tiziano ci consegna è molto molto, mi sembra molto suggestivo, ci dà un messaggio di speranza. L'interesse però del dipinto è che Peterzano, mentre 3-4 anni dopo, e questo è il dipinto è in mostra, 20-34 anni dopo, nel 1578, vedete che fa una resurrezione prendendo, vedete questi disegni, io adesso in questa diapositiva li ho messi vicino, ho messo vicino il Tiziano e il Peterzano, sono anche in mostra esposti così vicino, e vedete veramente l'ascendenza, quasi la clonazione dell'impostazione scenica, dell'impostazione delle figure, del gesto di Cristo, tra questo
dipinto di Petezzano in collezione privata e questo invece è il Tiziano di Urbino. Vedete che sono molto interessanti, ritorno un attimo indietro, i disegni. Una delle perle della mostra è l'esposizione di questi disegni. Questi disegni vengono trovati in un quaderno con tantissimi disegni nel 1944 al Castello Sforzesco, adesso sono al Castello Sforzesco, vengono comprati da una parrocchia di Milano. È un quaderno, una cosa che a me interessa molto, vi sto mostrando i due disegni e avete voi l'occhio per capire che questi disegni di mano di Petezzano siano poi citati, siano lo studio nel dipinto finale di Petezzano. E questi disegni, vi dicevo, sono molto interessanti, prima di tutto perché hanno degli ascendenti michelangioleschi, che poi vedremo, ma poi anche perché, è una delle perle della mostra, questi disegni ci mostrano una capacità pittorica, una capacità di sintesi straordinaria in questo nostro pittore Simone Petezzano, quasi straordinariamente bravo nei disegni, che vedete che sono preparatori per qualcosa che lui farà poi in grande stile. Se avete l'occhio bene di cogliere l'abside della Certosa di Garegnano, vedete le figure dell'ascensione a destra e della risurrezione a sinistra, che sono già proprio in bozza in questi disegni e in quest'opera che abbiamo mostrato. Allora ecco l'interesse di questo quaderno che vi dicevo, è un interesse che ci dice cos'erano le botteghe, come le botteghe, queste imprese di altissima qualità che lavoravano nel 500, poi anche nel 600, queste botteghe pittoriche, immagazzinassero idee in questi quaderni, bloccassero come in questo campionario di idee le bozze, gli abbozzi, per poi fare opere di straordinario lavoro. Quindi quasi più interessanti i disegni, perché ci danno l'intuizione, l'ispirazione, lo sforzo creativo, lo sforzo anche espressivo di queste opere. Ecco, nella Certosa di Garegnano le vediamo di preciso, vedete come questa è la Resurrezione in grande, dipinta nell'abside, erano quelle pitture che guardò il Longhi nel 1917 e cominciarono a muovergli queste idee di questi prodromi caravaggeschi. Vedete ancora questo disegno che è esposto in mostra, lo riconoscete benissimo nella figura qui riversa alla base e capite che non è difficile qui cogliere prodromi caravaggeschi in queste membra, in queste torsioni, in questi movimenti. Vi dicevo le parentele michelangiolesche, se voi guardate Michelangelo nella Confessione di San Paolo nella Cappella Paolina, io adesso non riesco a farvi vedere con la freccia, ma se guardate il soldato che si ripara col braccio, oppure se guardate quello che vi stavo cercando di far vedere, questo qui della cappella, il soldato che si ripara col braccio, e invece sulla parte di in basso a sinistra, quello che si ripara con lo scudo, ritrovate segni, impronte che il nostro artista riprende da Michelangelo. Quindi vedete che in queste botteghe si guardava molto e soprattutto c'è un fatto molto interessante, che l'arrivo della stampa, la diffusione della stampa, consente anche una diffusione a tappeto di incisioni e di stampe proprio quasi, delle idee, delle bozze di disegno che diventeranno per gli artisti un grande elemento di alimentazione. Questo allora era il primo nostro dipinto che ritorno a farvi vedere, questa bellissima Resurrezione di Tiziano che ci porta questo messaggio in questo soldato che guarda in alto, lo stupore di capire la storia che va avanti come messaggio bello che ci lascia questo quadro. Secondo dipinto che vi voglio mostrare, a me mi ha molto colpito, mi piace moltissimo, che introduce un tema in mostra, questo Bernardino Licini, un pittore di Boscante, che famiglia di pittori però che si trasferiranno in Laguna, e questo dipinto è in collezione privata bergamasca e nella mostra introduce il tema speriamo di poterlo affrontare quando riaprirà la mostra, il tema della musica e il tema della pittura profana di Petezzano, perché Petezzano fino agli anni
se voi prendete lo studio sui pittori bergamaschi fatto negli anni 70, lo studio di Peterzano riportava solo opere sacre. La riscoperta recente è Peterzano profano. Questo dipinto di Bernardino Licini, Concerto, introduce al tema del Peterzano profano, che è uno dei pezzi interessanti della mostra e che ci riporta ad altre opere importanti. Parliamo un attimo di questo dipinto, che voi potreste dire, ma non era ancora nato il Peterzano, che senso ha impostarlo qui? Però c'è qualche cosa di molto interessante. Cosa vediamo in questo dipinto? Vediamo un primo piano, un secondo piano e uno sfondo. Prima di tutto una ghirlanda di fiori e di frutta straordinaria. Primo, così, dubbio, primo grillo, un grimaldello che entra nella testa. Come mai un festone così bello, tra l'altro il pezzo più pre-caravaggesco di una natura morta straordinaria, un festone di frutta. È rarissimo nei soggetti profani, cioè non c'è nel Cinquecento, soprattutto nel primo Cinquecento, queste ghirlande di frutti meravigliosi, capite i significati di questa esplosione di natura, sono sopra pale sacre. Vi sembrerebbe una pala profana, però aspettiamo a dirlo che andiamo a vedere cosa succede. In primo piano vedete una donna che suona, inclinata, col volto mezzo in ombra. Appena appena al suo fianco un uomo la guarda con un copricapo nero estremamente pittorico. In secondo piano un soldato, perché vedete dall'armatura, armatura che ci ha permesso agli studiosi di datare il dipinto, 1520, armature fatte da cavallo, per il cavallo, per armature da cavallo fatte a Norimberga. Poi c'è un altro personaggio che sembrerebbe un po' un clown, un po' un vestito strano, che guarda, trasguarda. Cosa succede? Cos'è questa scena? Cosa vorrà dire? Ecco, pensate che questo dipinto è stato inizialmente in collezioni aristocratiche, super aristocratiche inglesi già nel Settecento. Nel primo Ottocento viene cominciato a girare perché viene messo in vendita, è dato a Giorgione, del resto scusate, guardate i bagliori sull'armatura, vedete gli echi giorgioneschi, poi passa al Previtali, resterà al Previtali per molti anni l'attribuzione al Previtali e sarà il Longhi che lo darà invece, lo restituirà a Bernardino Licini, un pittore che a me piace moltissimo. Se permettete vi faccio vedere subito degli altri dipinti di Bernardino Licini che speriamo che i nostri studiosi dell'Accademia Carrara ci presentino magari in una futura mostra. Guardate che meraviglia questa donna che aspetta di cantare. Attenzione perché su questo ci torneremo. Vedete questo spartito musicale pronto, meraviglioso inserto di rose sul davanzale che ci ha, è un indizio di mano del pittore come nostro inserto di frutta. Bellissimo quell'indice e quel colloquio tra due persone che sembrano dirsi zitti, sta per suonare qualche cosa, sta per succedere qualcosa di importante. E poi ancora guardate che meraviglia questo addirittura nelle collezioni reali di Inghilterra, Hampton Court, un ritratto di famiglia, per me questa è una bellissima scena bergamasca, è stato molto importante questo quadro documentato, firmato, scusate mi dimenticavo di dire, anche questo è firmato e datato, e quindi è stato importante per attribuire anche il precedente nostro al Licinio, a Bernardino Licini. Vedete, vi dicevo, in questo ritratto di famiglia una bellissima vesco di frutta ancora dipinto su questo tappeto, uno dei momenti più alti del giovane Bernardino Licini che sta lavorando a Venezia. Morirà nel 1549 Bernardino. Torniamo però al nostro primo dipinto. Com'è che potremmo interpretarlo? Che cosa succede? Si pensava fosse una cortigiana. Perché le cortigiane sapete che avevano una grande capacità, grande cultura, facevano musica, si pensava potrebbe essere una rappresentazione di un'opera molto in voga a Venezia nel primo Cinquecento di Terenzio, di Plauto, circa nobili uomini che si invaghivano di cortigiani che suonavano bene, e poi invece viene dato come discorso di musica, come concerto di musica. Questo è il titolo con il quale ce lo consegna anche la mostra. Ma è molto importante pensare al discorso della musica. E allora, c'è un precedente importantissimo, i nostri soci di terza università lo conosceranno
al volo, amanti come sono dell'arte, questo è uno dei quadri più belli del primo Cinquecento, Concerto di Giorgione, forse con anche qualche mano di Tiziano. Che cosa vediamo noi in questo? Si fa musica in una natura meravigliosa con dei corpi nudi, intanto che da un sarcofago si attinge acqua. Ecco, e il tema, Giorgione si sa che suonava, Vasari ci dice che dilettossi delle cose d'amore, suonava liuto e cantava divinamente. Questo tema del suonare divinamente della musica introduce il tema del quadro che poi sarà, che vediamo in mostra di Petrzano, col quale io collegherei, no, la mostra non io, che lo collega con questo di Bernardino Licini, vedete questo discorso della musica, del fare musica. Quindi questo è allora una cortigiana e un burlesque, cioè qualche cosa di attori che stanno facendo, preparandosi, ma cosa c'entrerebbe se fossero attori, se fossero commedianti, il serto che dicevamo sopra così sacrale? Probabilmente c'è un discorso molto preciso. Musica, e per questo io ho ripreso Giorgione, musica metafora di amore, musica laetitia cordis, musica sortilegio, abbandono estatico. Guardate, pensate cos'è la novità di concentrarsi sull'udito, capire cos'è il piacere dell'udito, capire cos'è la bellezza, capire come la musica così astratta, così invisibile, sublima, porta le cose alte e porta a sacralizzare anche la bellezza del corpo. Ecco, quindi attenzione a non dare a questi dipinti dei valori diversi da quelli che probabilmente avevano nel contesto. La bellezza del corpo, questo seno, origine della vita, origine del nutrimento, diventa elemento di meravigliosa analisi della natura, della cultura, che si fondono in questo mistero moderno, nuovo, eccezionalmente nuovo della musica. E allora anche questo nostro dipinto, che a me piace tanto e che avevo così piacere di farvi vedere, non solo rappresenta il risveglio della realtà, pensate che bella questa cosa, risveglio della realtà dopo il sortilegio dato dalla musica, noi avremo altri pittori, e poi potrebbe essere ancora una cosa più interessante, il canto connesso all'amore, rilegato all'amore, e la bellezza del corpo, la bellezza delle carni, la bellezza della natura, la bellezza carnale, la bellezza tangibile, la bellezza astratta della musica, che si fondono in una metafora che vuole riflettere l'equilibrio dell'universo. Pensate all'opera degli Asolani, come gli Asolani, un'opera molto in voga nel primo Cinquecento, rapportassero proprio l'amore come metafora, la musica come metafora dell'amore, come metafora della bellezza, amore in senso più ampio. Allora diventa interessante anche l'ultima lettura che io darei a questo dipinto. In primo piano c'è qualche cosa di interessante, una civile conversazione, mentre in secondo piano la volgarità della guerra, la volgarità di osservare qualche cosa con occhio impudico, e mentre invece in primo piano solo la musica può compiere l'addolcimento dei costumi, la musica può sopravvivere alla guerra, la musica portatrice di pace. C'è un'ultima cosa che a me affascina molto, che è la metafora del guanto. Vedete che l'uomo che guarda, che esprime questo sentimento di amore, di attenzione, di ascolto, ha un guanto. La metafora del guanto è meravigliosa. I guanti bianchi, lancio il guanto, quanto protegge, pensate com'è importante. Quindi il guanto come messaggio di come questo personaggio stia guardando questa dama che sta cercando, che suona, che sta provocando l'armonia, e questo uomo ci guarda con questo grande guanto protetto. Ecco, questo era il tema che mi piaceva presentarvi, introducendo appunto la scoperta di questo quadro, una scoperta recentissima che si fa di Petrzano profano,
Ma capite che per me è relativamente profano, perché se è vero, se guardate in questo dipinto, 1560, dato come dato, che è conservato Schwerin, al museo di Schwerin, dopo passaggi vari passaggi antiquari, vedete che c'è Cupido che legge lo spartito, quindi Cupido è già un discorso d'amore. Un personaggio che suona, tra l'altro guardate il cappello del personaggio di destra, vedete che lo riprende tale quale da un cappello di un suonatore di liuto che guarda Venera di Tiziano, conservato al Prado, vedete la citazione del cappello, vedete questa donna che comincia a suonare con le perle, se ha delle perle, voi sapete il significato delle perle, è quasi un significato cristologico, le perle nascono da una morte, perché entra il pezzo di morte nell'ostrica, che viene elaborato, ricoperto dalle secrezioni e diventa un'immagine cristologica. Anche la perla, quindi se questa dama porta delle perle, voi capite che non è casuale e non è un fatto di vanità. Quindi attenzione a come guardare queste carni, dobbiamo collocarle nel giusto contesto. Bellissimo il personaggio che ci guarda, il giovane che ci guarda da a sinistra, potrebbe essere un autoritratto di Petrezzano, ma questo a me, secondo me, non è particolarmente interessante come cosa. È interessante, e questo è un altro significato della mostra, la riscoperta recente di Petrezzano ritrattista. Sembra poter dire che sia un ritrattista veramente notevole. Come saranno, dimostreranno veramente notevoli i disegni che vedrete in mostra da questo famoso brogliaccio di bottega che ho spiegato prima. Ecco, vedete che il tema del concerto, il tema della musica, io qui non mi soffermo su questo quadro perché sennò non la finisco più, si conclude col concerto che arriva da New York, quadro molto dato assolutamente a Caravaggio, ma assolutamente pasticciato, ridipinto, che ha creato molte polemiche, è stato già un'altra volta a Bergamo in una mostra, però ecco, qui a noi interessa vedere l'excursus della musica, della bellezza della gioventù, come passa attraverso Petrezzano, dal primo Cinquecento passa al giovane Caravaggio a Roma. Terzo dipinto e ultimo, che mi piace moltissimo, avete capito quindi che anche nel precedente il messaggio, scusate, torno indietro perché non vorrei non essere stato sufficientemente chiaro. Questo, la musica sopravvive alla guerra, la musica sopravvive alle cose brutte, la cultura sopravvive alle cose brutte, guardate che meraviglia questa natura che c'è sopra. Mi sembra che soprattutto in questi malatempora sia un messaggio non da poco, mettere in secondo piano guerre, armature, pochade o cose del genere. Terzo dipinto, ritorno al terzo dipinto meraviglioso, per me addirittura quasi commovente, Antonio Campi 1575. I fratelli Campi sono stati dati veramente come quasi sosia di Petrezzano e timbro, proprio imprinting per il nostro giovane Caravaggio. Questo dipinto di Antonio Campi, che è conservato al Castello Sforzesco, vi aiuto a guardarlo un po'. Voi vedete un San Sebastiano legato a un tronco con un'anatomia strepitosa. Guardate questo volto, questo è un disegno in mostra di Petrezzano, lo vedremo più volte, quindi vedete l'importanza dei disegni, l'importanza di queste idee bloccate sulla carta per essere poi riprodotte quasi in serie per fare questa grande arte. Vi dicevo, questa anatomia meravigliosa, le ascelle, guardate l'incovo delle ascelle, il pomo d'Adamo, il sottomento, il volto coperto dal bicipite del braccio, l'incrociarsi delle mani, quindi una qualità straordinaria. Il Campi, purtroppo io non riesco a farvi vedere la freccia, vedete che firma è data il dipinto sotto il piede destro del martire, mette una faretra bellissima, c'è cioè una bellissima faretra, questo è un invito, ci dobbiamo accontentare delle immagini, ma è l'invito di andare in mostra proprio a guardare, perché questo è il bello dello sguardo, io sto cercando di aiutare il vostro sguardo. Vedete una bellissima faretra di cuoio ricamata a terra, perché il soldato è stato catturato, è stato appena martirizzato, il suo cavallo imbizzarrito sulla destra, piccolo sullo sfondo, lo stanno legando, mentre c'è un personaggio interessantissimo, barbuto in basso a sinistra, che ha appena scoccato la freccia, cosa secondo me struggente allo sguardo di questo personaggio, che troveremo proprio nel pathos di Caravaggio.
È il carnefice, ma sembra quasi chiedersi che cosa ha fatto. Appena scoccato la freccia, vedete che ha in mano l'arco e parte la freccia, sarà presente moltissimo di Caravaggio. Pensate nella Maddalena penitente che rinuncia molto malincuore alle gemme, ai broccati, sarà presente nel martirio di San Matteo e San Luigi dei Francesi, e è presente qui questo bellissimo volto che probabilmente è un grossissimo personaggio, questo qui, perché potrebbe essere niente meno che Danese Filodoni, gran cancelliere, che diventerà gran cancelliere del Ducato di Milano, quindi personaggio molto importante. Cos'è che c'è di bellissimo e che è un messaggio di grande speranza in questo dipinto? Il tronco dietro, vedete che c'è una tempesta. Quindi tempestoso l'ambiente, le luci sono scoscese, ma da questi due tronchi stranissimamente vengono fuori getti di natura assolutamente folli, perché c'è quercia disseccata, alloro, agrumi, fico. Ma com'è possibile questo? Allora voi capite che qui ci presenta una lettura straordinaria di che cos'è la natura, di che cos'è un gesto eroico, di che cos'è un martirio, che unifica tutto in un unico tronco, tutto un universo. A voi insomma l'interpretazione, io vi ho solo aiutato a guardare. Certo che se riflettiamo bene, la quercia è un eroe, l'alloro anche, la quercia è la forza, presente come grandissimi simboli, pensate alla sprezza degli agrumi, il fico reciso evangelico. Quindi veramente un messaggio che mi sembra molto interessante, così il rapporto tra questo martirio in primo piano, questo meraviglioso corpo, che vediamo appunto il volto, e vediamo che il nostro però si ispira a un dipinto di Dosso Dossi. Quindi, è bello questo linguaggio, queste scene che vengono bloccate poi nei disegni, in questi quaderni, girano e vengono riprodotti e diventano la lingua veramente, come le parole, come i termini innovano il linguaggio, come noi rinnoviamo le parole. Dosso Dossi, questo era a Brera, viene da una chiesa della provincia di Milano, vediamo che appunto il rapporto di questi nudi, di questi corpi, di questi contorti che saranno anche in questo dipinto, che io non spiego perché è un po' un clou della mostra, è anche molto vicino al Caravaggio, vedete le figure è un pezzo della Gerusalemme liberata, ci sono proprio anche dei temi, c'è un bellissimo testo esposto di Gerusalemme liberata, esposto in mostra, proprio con questo aperto su questo episodio. Quello che a noi interessa è che questo dipinto è solo dato al Pietrzano solo nel 1993 ed è del 1580, prima era dato, lungamente dato, a Veronese e ad altri. Quindi fa parte di questa riscoperta di Pietrzano. A me interessava collocarlo all'anatomia che vediamo qui e soprattutto alle anatomie che vedremo in seguito. Vedete questo braccio, soprattutto questa spalla bellissima, che è il modello di un pezzo che viene rappresentato nella Certosa di Varignano, ma guardate dove finisce. Vedete dove finisce questo disegno nel giovanissimo Caravaggio che si sposta a Roma, questo è in mostra, e probabilmente un autoritratto. Caravaggio ritrae se stesso appena da poco arrivato a Roma, dentro questa moda di questi giovani travestiti, e rivoluziona completamente il concetto, la rappresentazione bacchica, perché vedete che c'è questo livore del volto, mette insieme in questa uva, in questi tralci di vite che è sulla testa, in questo meraviglioso fiocco che si appoggia su questa pietra che sembra già quasi una pietra tombale dove sono deposte una pesca e dell'uva ancora in una pietra, vedete che non è neanche parallela, perché questo dà un movimento straordinario al dipinto, non è parallela alla cornice del dipinto, ma si sposta ad angolo, dà un movimento che è ripreso poi dal movimento del braccio e dall'inclinazione della testa. Ma la cosa interessantissima è proprio lo stravolgimento dell'iconografia. Unisce qualche cosa, sapete che il furor bacchico, cioè l'ebbrezza, è fonte, un pochino di ebbrezza, pensate al vino della messa, ti introduce al mistero. Quindi il tema del furor bacchico qui ha delle
struggenti, ma la critica, la grande critica lo dice purtroppo non io, con un'assonanza cristologica, con qualche cosa di cristologico. Quindi chissà cosa vuole dirci il giovane Caravaggio già in questo suo volto così emaciato, fatto tra l'altro di straordinarie sovrapposizioni di velature leggerissime, quindi in una pittura, straordinaria pittura polisemica. Però non dimenticate la partenza di questo nostro San Sebastiano con questi bagliori di luce. Che rivediamo con quello per il quale sto concludendo, gli ultimi due quadri che vi mostro. Questo è nella chiesa di San Fedele, adesso prima era a Milano, vicino alla galleria, alla piazza della Scala, prima era nella Santa Maria della Scala, dipinto da Pietrelzano nel 1583, voi capite che se era in una chiesa così importante e così notevole, così centrale, vuol dire che Pietrelzano era al massimo del suo successo. Vedete questa straordinaria deposizione, guardate bene il braccio di Cristo, guardate che bella la figura della Veronica sullo sfondo in alto a destra, guardate però a che cosa possiamo riprenderlo, possiamo riportarlo a qualche cosa di struggente che abbiamo avuto il privilegio di vedere nel 2000 a Bergamo, proprio una cosa eccezionale che abbiano spostato questo dipinto dalle Gallerie Vaticane, che è la deposizione vaticana. È chiaro che lo diceva già il Longhi, quando comincia a ragionare sui prodromi caravaggeschi, soprattutto alla mostra del 1951 con la quale ho aperto la mostra di Milano, vedrà nella deposizione di San Fedele gli elementi di infiltrazione veneta che passeranno attraverso il manierismo lombardo alla straordinaria rivoluzione caravaggesca. Vorrei solo dirvi questo, guardate il volto che Pietrelzano ha esposto in mostra, per chiudere con questo volto struggente che guarda in alto, con un braccio, vedete che sotto c'è dipinto un braccio, una mano che si appoggia a un piano che non c'è, vedete che questo volto viene ripreso da qua, vedete in questa figura di destra che guarda in alto, verrà ripreso da Caravaggio e questo, con questa figura che guarda in alto. Io concludo questa nostra conversazione, l'invito è ritornare quando potremo alla mostra. Di Terza Università si farà senz'altro cura, sarà una nostra cura, preparare chi vorrà andarci per avere degli sguardi sempre più attenti a queste nostre cose meravigliose. Grazie della vostra attenzione.